schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi parlerò delle catture AFK, catture che comunque ci danno RP e ci permettono di poter creare un account da zero, un account legit, come quelli che tanta gente vende, e da zero, partendo da zero. Allora, ieri vi ho fatto vedere come creare diciamo nel vostro personaggio, come avere tutte quante le abilità al massimo in modalità AFK, nel senso che sta lì e le fa da solo. AFK sta a significare questo. Allora, per fare questa cosa abbiamo bisogno di un amico e dell'elenco partite che vi lascerò in descrizione, che potete scaricare. E in caso invece voi siate Xbox One e vogliate creare le vostre attività FK, potrei fare un tutorial. Questo dipende da voi, se avete bisogno di capire come si crea un'attività FK, vi faccio un tutorial e ve lo porto sul canale. Allora, innanzitutto vi faccio vedere l'elenco partite. È un elenco partite formato da 16 catture, ragazzi, 16 catture, possono essere anche meno, però se ne abbiamo 16, mettiamo lì il, diciamo, il personaggio a girare per queste 16 catture, non so, un'ora, due ore, quello che ci impiega, e faremo i nostri RP in un po' di tempo, ovviamente quando non staremo giocando, magari andiamo a scuola, magari andiamo a lavorare, andiamo a fare i cazzi nostri. Lasciamo la play a girare in cattura FK con un amico che ha la stessa necessità nostra di fare RP, e possiamo fare RP e soldi. Allora, facendo due volte un elenco partite da 16 catture, totalizzeremo 4 milioni, mi sembra 4 milioni, più un botto di RP, ragazzi, fino ad arrivare a un rango di 120 e avere tutto sbloccato. Allora, io qui ne ho avviata una sola di cattura, giusto per farvi vedere. Le catture lasciatele tutte come sono, cioè 7 round. Per fare 7 round, ragazzi, dovete avviare le catture da una sessione privata, perché se siete in pubblica non vi metterà 7 round, ma ve ne metterà solo 4. Quindi avviate le catture da sessione privata. Quindi invitate il vostro amico e quando sarete nella cattura andrete a bloccare il joystick. Allora, in questa cattura, ragazzi, ci sono degli RP supplementari che ci andrà a dare quando uccideremo, diciamo, gli attori che sono nella cattura, gli omini che sono nella cattura. Quindi qui dovremo bloccare il nostro analogico in maniera che cammini sempre avanti, e il tasto R2, ragazzi, non dovremo bloccare altro. Il tasto R2 per sparare, perché come vedete ha già il minigun in mano appena arriva, e rimarrà con questo minigun in mano fino a quando non finirà i colpi. Quando finirà i colpi, automaticamente comincerà a correre da solo. Io qui adesso sto correndo io, però nell'altro round vi farò vedere come andrà. E in pratica dovrebbe andare così, insomma, no? Però comunque nell'altro round ve lo faccio vedere in maniera più dettagliata. Quindi a questo punto, tenendo il joystick bloccato, andando avanti, camminerà il nostro personaggio addosso alla, diciamo, alla barriera, e sparerà, quindi farà esplodere i bidoni, e di conseguenza prenderemo RP per gli omini, per gli attori che uccideremo, e gli RP per le valigette che prenderemo. Quindi questa cosa si ripeterà per tutti i round.
a differenza che comunque sia noi che il nostro amico faremo un round vincente a testa. Questo io l'ho perso e questo lo andrò a vincere. Qui bloccherò tutto e terrò tutto bloccato, e come vedete appena molla il minigun, perché sono finiti i colpi, incomincerà a correre e farà tutti gli RP, ragazzi. E in questo modo potremmo fare moltissimi RP senza fare un cazzo, senza stare lì a fare missioni per salire di rango e cazzate varie, solamente tenendo bloccati il joystick in maniera da poter andare avanti. Che altro aggiungere, ragazzi? Io spero che molti di voi capiranno il senso di questo video e approfitteranno di questa cosa se vogliono creare un account da zero. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti!